andare fino Fedriga, in faranno gli fondo. scudi umani in Parlamento, le Toninelli. No, va bene tutto dopo. Ognuno decide come portare avanti le proteste e su quali argomenti portarle avanti. È chiaro, per quanto ci riguarda, noi non faremo scudi umani per come vengono decisi i seggi dei parlamentari, come dovranno andare a ricoprire. Noi faremo gli scudi umani sullo ius soli. Noi faremo gli scudi umani quando parliamo di lavoro. Noi faremo gli scudi umani quando parliamo di banche. E su quello noi pensiamo che siano battaglie importanti, non su come vengono ripartiti i seggi. Detto questo, se ogni tornata c'è, e col voto segreto, prima è stato testato, si affossa una legge. Anche con il voto dei 5 Stelle si è affossata, non solo dei 5 Stelle. Dopo, con la fiducia, non si può mettere... La verità mi sembra che semplicemente bisogna portare avanti per far votare i cittadini più tardi possibili, perché ogni volta c'è una scusa, e prima c'è una, e poi c'è l'altra. Noi figuriamoci, noi volevamo una legge elettorale, avevamo proposto per primi il Mattarellum, maggioritario puro. Sappiamo che con 19 parlamentari non abbiamo il numero esattamente come 100 parlamentari non hanno il numero i 5 Stelle. A questo punto possiamo dare una legge elettorale perché i cittadini possano votare? Perché la mia preoccupazione è che ognuno dopo, con grandi cause della democrazia, esatto, alla fine non si va a non votare. Toglie il più grande principio della democrazia, il potere di voto ai cittadini. Devo dare una notizia importante. Mi è arrivato un flash di Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica, che sostanzialmente dice che è meglio non fare la fiducia, dice è meglio emendare il testo. È contento? Mi pare ovvio, ma a me dispiace che Damiano e Fedriga non abbiano mai letto la Costituzione e mi dispiace che non si ricordi che... Ma dai, ma non è possibile che non l'hanno mai letta, Toninelli. L'ho studiata, Toninelli. Potrebbe ricordare, Damiano, che se stiamo in questo caos istituzionale, c'è poco da ridere, Damiano, perché l'Italicum, siete scritti voi esperti della Costituzione, noi inesperti vi avevamo detto che era incostituzionale ed avevamo ragione noi. Io in un paese normale vi avrei tolto la penna per scrivere la legge elettorale e poi anche dire che deve essere scritta per forza una legge. È vero, deve essere scritta, se non lo è stata scritta perché la Lega scrisse il Porcellum incostituzionale, Renzi l'Italia incostituzionale, e se state scrivendo una terza è meglio non scriverla che scriverla ancora in Costituzione, quindi assumetevi le vostre responsabilità. Noi facciamo le battaglie, Federica, che difendono i cittadini, voi state svendendo, dando l'appoggio a questa legge per pochi seggi che vi favoriscono, permettendo una cosa certa, che dopo queste elezioni ci sarà l'alleanza in ciuccio tra Renzi e Berlusconi, perché questa legge garantisce l'ingovernabilità, lo vogliamo dire. Ma mi scusi, ma loro vogliono, scusami, Toninelli, sei una persona seria e capisco che sei in televisione e devi fare un po' di show, ma voi volevate il proporzionale puro che addirittura prevede che le alleanze si facciano dopo il voto, non prima, e tu mi parli di norma contro il ciuccio, ma per favore, semplicemente, purtroppo i 5 Stelle ha preso il cattivo vizio della vecchia politica. Questa sanno benissimo tutti che non è la legge che volevamo, ma loro vogliono il proporzionale puro perché è quella che gli garantisce più seggi. Allora, e purtroppo la vecchia politica ha ragione in questo modo. Io devo tornare a Taranto perché mi sta molto a cuore quello che accade a Taranto, quindi vado in pubblicità. Ringrazio Toninelli.